sapevo che l'avrei rincontrata molto presto. Mi dice come mai mi è venuto a prendere, ho capito bene, no? Devo salire in macchina. Sì, ma solo se vuole. Ora posso fare come mi pare. Già, che ne so, potrei perfino mandarla al diavolo. Sì, se crede. Ma poi come andrei via da qui? A piedi. E adesso? Chi decide dove andiamo, lei o io? Lei? Sta bene, Derek? Come mai non l'ha portato? Nemmeno sa che sono venuto qui. E per una ragione. Vede, se il suo complice non è mai stato scoperto, fu colpa mia, ero io a condurre gli interrogatori. Ci penso ancora oggi, sa? Non so quali calcoli stia facendo, ma ascolti il consiglio di un saggio. Dimentichi. E ora mi porti in un qualsiasi hotel. Mi basta che non costi. Sind Sie fast zu essen bestellt? Hier ist es. Essen Sie im Bett? Ja. Stell's dahin. Wenn wir noch ein Esszimmer unten, soll ich ihn nicht da an den Tisch stecken? Mir willst du einen Tisch stecken? Wenn Sie nicht wollen. Ich kann Sie auch füttern. Mir wär's lieber, du liegst auf dem Teller. Wie heißt sie denn? Anita. Schieb ab, Anita. Mann, oh Mann, haben Sie eine Laune. Anita. Dreh dich um. Komm nochmal her. Bring ein Telefonbuch von RBZ. Sonst nichts? Nein, sonst nichts. Sta qui un certo Simon Krüger. Allora? Ammesso che ci sia? Dovrei dargli questa. Dalla me. È una cosa molto riservata. Dai qua, gliela porto io. Non ti conviene. È una forza, sparisci. Secondo te che c'è qui dentro? Sembrerebbero dei soldi. Esatto. E ne avrai una parte. Basta che tu sia carina e non mi procuri guai. Non potrei sapere quanto. Dipende solo da quanto vali. Questo si può accertare. Eccolo il tono che piace a me. Comincio a sentirmi, come si potrebbe dire, a casa mia. Ehi, come siete entrati? Polizia! Cerca qualcuno? Non abita qui, Wiesner. Wiesner? Sì, è passato molto tempo, ma abitavano qua. Il marito è stato ucciso. La signora non ce la faceva e così ha dovuto vendere la casa. Io faccio sempre quel sogno. Tu fai quel sogno? E quale? Sogno il grido. Il grido? Ma quale grido? Quello della donna, di sua moglie. Ah, gridato.
Beh, comunque, se qualcuno ha gridato, io non l'ho sentito. Ma come hai fatto? Era così penetrante. D'accordo, e allora? Io lo sentivo. Non tutte le notti. A volte ho sperato che fosse scomparso, ma poi ricominciava. Come vede lei oggi la situazione? Due uomini sparano due colpi, ma la pallottola che va a segno è una soltanto. Forse non è lei ad averlo preso. L'arma non è mai stata trovata. Stia pure tranquillo, era la mia. Volevo ucciderlo. Si sente male? Non è niente. È già passato. Andiamo. L'accompagno in albergo. Scusi, chi cerca? Nessuno. Le serve qualcosa? No, grazie. Io... Lei abita qui? Sì, perché? Conosce la signora Wisner? Sì, certo, è mia madre. Lei viene per la camera. Per la camera? Noi affittiamo una stanza mobiliata. Affittate una stanza? Sì, viviamo di questo. La vuole vedere? Sì, sì, se no perché sarei venuto? Su, venga. Buongiorno. Questa è mia madre. Mamma, è venuto per la camera. Ah, l'annuncio sul giornale, certo. Hai mostrato già tutto al signore? Il bagno non gliel'ho ancora fatto vedere. Ci penso io, allora. L'abbiamo completamente rifatto un anno fa, la doccia, i sanitari, tutto nuovo. Noi ne siamo orgogliose e le confesso che lo facciamo vedere a chiunque venga qui a casa. Le credo, sa che è molto bello, solo che, come dicevo a sua figlia, ecco, io ci vorrei riflettere. Certo, è naturale. Nemmeno più al telefono, adesso risponde. Non mi andava di parlare. Volevo solo dirle che c'è una visita. Lei? Me lo dica, se la disturbo. No, no, venga. Che fai lì tu? Porta il whisky, su. Insomma, si è messo in contatto con la figlia. E oltre a lei, ha visto la madre. Sì. Ma quello è stato un caso. L'hanno riconosciuta? No. Allora è stato lei a dir loro chi era. Cosa? No. Ma che le salta in testa? Non ce la farei dopo quello che è successo. Quella storia ha lasciato un segno così vivo nella mia mente che neanche glielo so descrivere. Quella donna, intendo la moglie, ha emesso un grido. Ancora lo sento. Risuona nelle mie orecchie. È verosimile che un grido ti resti dentro, chiuso nel tuo cervello. Per mesi non si fa sentire e di colpo torna di nuovo. Così mi porta alla follia. Non è una cosa normale. Ci sarebbe anche un'altra versione. Wisner è morto a causa di una pallottola. Ma eravate in due ad aver sparato. È stato lei ad ucciderlo. O è stato l'altro, forse. Non avrà scontato 10 anni di carcere ingiustamente. Sono stato io. È stato lui. Schalk non era un buon tiratore. Complimenti, è stato bravo. Sai che voglio chiederti? Sì, me l'immagino. Ma anch'io ho una domanda da farti. E credimi, è... importante per me. Avanti, allora, cosa aspetti? Quella notte famosa sparammo tutti e due. Ma uno solo ha ucciso. La domanda che voglio farti è la seguente. Sono stato io. È di questo che discuti con il poliziotto, vero? Gliel'hai già detto che ero io l'altro uomo. Lo sa qualcuno che segue da me? No. Ti dirò quello che vuoi sapere. Stupì già allora la leggerezza con cui hai confessato.
Te lo dico adesso. Sono stato io. È privato qui. Si tolga di mezzo. La lasci cadere. Forza. Giù la pistola. C'è ancora il grido. Mi continuo a tormentare. Perché?